questo progetto la committenza ci ha rivolto due richieste ben precise. La prima è stata quella di dar vita ad un giardino naturale che non richiedesse eccessiva manutenzione, che non richiedesse l'uso di fitofarmaci e fosse gestibile in maniera biodinamica. La seconda richiesta è stata quella di creare un giardino che riproponesse gli elementi tipici della vita di campagna tradizionale. Ci è stato quindi chiesto di realizzare un giardino concettuale, un giardino cioè in cui i vari elementi, oltre ad avere una determinata valenza ornamentale, sono anche portatori di alcuni messaggi. Il simbolismo nel giardino è un elemento tradizionale. L'uso di determinate forme o di alcune piante in particolare ha sempre rivestito, oltre che una valenza estetica, anche un valore simbolico. Il giardino quindi, storicamente, si è sempre fatto portavoce di messaggi che andassero oltre il proprio aspetto esteriore. Lo stesso abbiamo cercato di fare noi, ad esempio nelle aree più intime del giardino, quelle di fronte alla zona notte, abbiamo utilizzato delle graminacee del prato fiorito, che oltre a richiedere bassissima manutenzione, danno l'idea della natura selvaggia, naturale, lasciata a se stessa. Per creare un'area conviviale ombreggiata, abbiamo utilizzato delle piante di gelso, che storicamente sono legate all'industria del baco da seta. Nell'elemento dell'acqua, del canale d'acqua che scorre in giardino, siamo andati ad utilizzare delle piante di salice, che erano immancabili nella fattoria tradizionale per l'uso che se ne faceva per creare oggetti in vimini e legacci. Si è trattato quindi di un progetto molto interessante in cui abbiamo dovuto coniugare l'esigenza della gestione naturale e moderna del giardino, della gestione rispettosa con l'ambiente, a dei valori e a dei messaggi simbolici tradizionali, di quando cioè il contatto con la natura era più semplice, più naturale e più profondo.